Il mio tradizionale ben trovato al pubblico di Blog Sicilia. Oggi siamo fuori dalla nostra sede tradizionale, non siamo negli studi di Blog Sicilia dai quali ci vedete trasmettere solitamente, siamo ospiti dei giardini del Massimo. Stiamo facendo qui la nostra, chiamiamola così, pausa intorno e in giro per la città. Questa pausa la facciamo insieme con Sebastiano Cappuccio, che è segretario generale della CISL Sicilia. Con lui chiacchieriamo un po' al tavolino del bar, è il caso di dirlo, di quello che sta succedendo nell'isola e soprattutto di dove va la Sicilia. E questa è la prima vera grande domanda che ci poniamo e ti poniamo. Ma la Sicilia dove va? Veramente riusciremo a far ripartire quest'isola? Ma noi auspichiamo di sì, ne siamo assolutamente convinti. Ovviamente siamo in una fase molto complessa, delicata, complicata. Le vicende di questi anni hanno, come dire, aumentato il disagio e le difficoltà, a partire dalla crisi economica, dalla pandemia, adesso da questa complicata situazione legata alla guerra che sta determinando fasi difficilissime. Però nello stesso tempo... Ti interrompo un attimo per capire, per farci capire questo. Si sente spesso parlare delle conseguenze della guerra anche qui da noi, ma c'è chi mette in dubbio che esistano veramente dei collegamenti fra quello che succede in Ucraina e quello che succede da noi. Secondo il vostro osservatorio, voi che siete sul territorio, c'è veramente un effetto guerra in Ucraina qui in Sicilia? Ma l'effetto guerra in Ucraina è un effetto oramai globale, che riguarda non solo una rideterminazione degli assetti geopolitici, ma una ricaduta forte sugli effetti economico-sociali. Basta soltanto considerare ciò che sta accadendo con l'aumento notevole dell'inflazione, che ovviamente ha una ricaduta fortissima all'interno del nostro paese, soprattutto non solo per le questioni economico-sociali più larghe, ma nello specifico, per esempio, per quanto ci riguarda come rappresentanza sindacale, per la ricaduta sul mondo del lavoro. Il forte picco inflattivo sta erodendo salari, pensioni e disagio per le famiglie. Capacità di acquisto in buona sostanza, e naturalmente quando la capacità di acquisto viene giù si va fermando, va frenando anche l'economia, e quindi diminuisce anche la possibilità di piazzare il prodotto, mettiamola così in volgare se vogliamo. Questo in genere rispetto agli, come dire, alle ricadute di tipo commerciale, industriale, eccetera. Ma le ricadute sul mondo del lavoro e sulle famiglie sono pesantissime. Basta il caro bollette, basta l'aumento forte dei prezzi, basta considerare che per quanto ci riguarda occorre intervenire in modo deciso, già è stato fatto su alcune questioni della finanziaria nazionale, c'è in atto un qualcosa che si recupera con la finanziaria regionale, e noi pensiamo che invece bisogna sfruttare fino in fondo quelle che sono le ingenti risorse messe in campo dall'Europa con il Piano Nazionale di Resilienza, con i fondi comunitari europei, e con queste ridisegnare un assetto economico-sociale nuovo partendo da questa regione che ha grandissime difficoltà. Allora, entriamo un po' più nello specifico. L'anno scorso, o almeno gli ultimi due anni, quelli dopo la pandemia, un anno e mezzo forse, sembrava che ci fosse una ripresa economica, che la Sicilia potesse andare a una velocità maggiore. Poi c'è stata una sorta di frenata, questo è quello che sono i dati di cui disponiamo. Gli strumenti messi in campo adesso, dalle finanziarie, nazionali e regionali, facevi appunto, sono utili e sufficienti, sono insufficienti, sono del tutto inutili, come li valutate? Sono utili ma non basta, bisogna spostare in avanti l'azione complessiva, ovviamente quella del governo nazionale, ma noi parliamo di quella del governo regionale per quanto ci riguarda, per delle motivazioni semplici. Il governo ha messo in campo una legge di stabilità in questa fase delicata, bene rispetto alla velocità e ai tempi, è una finanziaria che noi riteniamo in questo momento abbia solo tamponato le emergenze, adesso c'è bisogno di aprire, per quanto ci riguarda, l'abbiamo richiesto in questi giorni, proprio oggi, un confronto ampio sul tema del Piano Nazionale di Resilienza con le ricadute sulla regione e sui fondi comunitari per dare uno slancio alla visione di rilancio di questa regione. Quali sono i temi? Ecco, quali sono i temi? Perché voi avete chiesto un incontro, naturalmente avete delle idee da portare al tavolo. Assolutamente sì, abbiamo presentato già in una fase, come dire, preelettorale, proprio per non avere motivo di agganciare la nostra richiesta a nessun cambio del quadro politico. La CISL fa dell'autonomia uno dei punti centrali del suo confronto nella rappresentanza sindacale. Noi abbiamo messo al centro, partiamo dal lavoro. Il lavoro in questa regione è fortemente compresso, zavorrato da crisi di questi anni, degli ultimi anni. Noi abbiamo la necessità di rilanciare partendo dal lavoro. Lavoro significa occupazione,
lavoro, l'occupazione significa incremento, giovani, donne, salario, condizioni di ripresa. Ovviamente non è l'unico, perché bisogna farlo assieme alle imprese che devono investire in questo senso, affrontare attraverso il lavoro il disagio sociale, le difficoltà delle famiglie, i livelli occupazionali, rilanciare sulle politiche di giovani, donne e recupero salariale. Ci sono le condizioni? Sì. E da questo punto di vista abbiamo, ripeto, alcune linee di azione del Piano Nazionale di Resilienza che possono mettere in moto un meccanismo di rilancio e quindi creare occupazione, buona occupazione, perché un altro dei temi che dobbiamo affrontare in questa regione è la precarietà, ecco, che è un'altra delle questioni, come dire, che ci, come dire, attanaglia da tanti e tanti anni. Dobbiamo affrontare il grande disagio sociale, i livelli di povertà che sono aumentati, i livelli salariali, ancorché, come dire, l'occupazione è più bassa rispetto alle altre parti del paese, che sono ancora compressi. Quando voi dite dobbiamo affrontare questi elementi, è chiaro, il sindacato è questo il suo mestiere. Assolutamente. Cosa chiedete, come vorrete che venga affrontato, cosa chiedete al governo della regione nello specifico? Interveniamo, affrontiamo il tema del lavoro facendo questo. Cosa? Guardi, sul tema del lavoro noi abbiamo tutti i temi da sviluppare con i fondi previsti, cioè mi riferisco a quelle che sono le questioni legate al rilancio dei percorsi. Intanto tuteliamo chi è in difficoltà, e questo è un primo aspetto che va affrontato. Il secondo, dobbiamo sviluppare tutte le risorse messe in campo per le politiche attive, che significa difendere il lavoro che c'è e creare nuove condizioni di qualifiche professionali per rilanciare il lavoro. E là ci sono fondi che vengono dalla Comunità Europea, ci sono fondi che vengono dalla Comunità Europea e che vengono ovviamente dal nostro governo nazionale. Secondo tema, abbiamo il programma GOL, che significa il rilancio delle politiche giovanili, delle politiche di inclusione e delle politiche femminili. Abbiamo tutti gli altri temi che si collegano con il mondo del lavoro. Mi riferisco al rilancio delle infrastrutture, mi riferisco alle questioni che riguardano il rilancio di tutto ciò che riguarda l'ecosostenibilità ambientale, la digitalizzazione all'interno della regione. Cioè bisogna creare una condizione che metta in moto meccanismi di ripresa. Dopodiché abbiamo tutte le partite che, legate sia al piano di resilienza che ai fondi comunitari europei, sostengono tutto questo rilanciando altre questioni. Mi riferisco all'agroalimentare, mi riferisco all'industria, mi riferisco a tutto quello che riguarda l'ambiente, mi riferisco a tutto quello che riguarda il turismo, mi riferisco poi a un assetto sociale che va difeso, rilanciato e da sostenere in questo momento di difficoltà, che riguarda per esempio tutto il tema della sanità sul territorio. C'è un'altra partita all'interno di tutta questa, che è alla base della discussione. Noi dobbiamo rilanciare e riformare, abbiamo già fatto un accordo nazionale che deve vedere pratica attuazione anche in questa regione, tutta la pubblica amministrazione. Perché se non rilanciamo la pubblica amministrazione, non mettiamo la pubblica amministrazione e gli enti locali. Per questo noi pensiamo che bisogna lavorare insieme con i comuni. Se non mettiamo in moto tutto questo, non riusciremo a realizzare le progettazioni dei piani, del piano nazionale e dei fondi europei, come è ben noto. E come è già successo, diciamo, già abbiamo successo. Già visto che la carenza è come è già successo. Quindi, come vede, è un assetto molto più ampio di prospettiva, che noi ripensiamo che questo governo regionale, appena eletto da qualche mese, che ha davanti una legislatura, può mettere in campo. Ovviamente non si può risolvere tutto dall'oggi al domani, ma secondo noi, attraverso un confronto che monitori, segua, metta in campo tutte le risorse disponibili, settore per settore, piano di resilienza all'interno di ognuna delle missioni, collegato ai fondi europei, noi possiamo essere in condizione di rilanciare questa regione. Occorre fare un tavolo di confronto che abbiamo richiesto fra il governo della regione, le parti sociali, i comuni, le imprese, cioè occorre un'azione di grande corresponsabilità. Noi su questo siamo pronti, sappiamo che non è semplice, ma siamo anche in una fase storica in cui non ci sono più gli uomini al comando che risolvono i problemi. Oggi c'è bisogno di una grande partecipazione. Beh, insomma, la vostra impostazione è non più tanti tavoli con tante strutture, con tante amministrazioni, ma tutte le amministrazioni insieme ad assumersi ciascuno un pezzo di responsabilità per rilanciare tutti insieme questa Sicilia. Assolutamente sì, le partite sono due. Una che riguarda le emergenze, che vanno affrontate con tavoli ad hoc rispetto alle emergenze. Ne abbiamo tante in questa regione, su cui è impegnato sia il governo regionale che le organizzazioni sindacali per quanto ci riguarda, che sono emergenze strutturali, lavorative e ovviamente del mondo del lavoro. Dall'altra parte occorre impostare una prospettiva. Sono due condizioni che devono camminare insieme.
Alcuni esempi, parlava per esempio poco fa di industria, che è uno dei grandi temi, e evidentemente non viene subito in mente il caso Lukoil, che è quello che ha tenuto banco in queste settimane, nell'ultimo Certo. periodo. Come è stato affrontato secondo voi? Guardi, il caso Lukoil si sta affrontando. C'è un tavolo nazionale che vede partecipi a quel tavolo la regione siciliana dal punto di vista istituzionale, ma vede anche le parti sindacali, sia nazionali che regionali. Noi pensiamo che lì, ed è un lavoro che si sta facendo, noi conveniamo, bisogna mantenere e sostenere quell'insediamento industriale che riguarda decine di migliaia di lavoratori, di famiglie e di indotto, ed è uno degli elementi e degli assi portanti non solo dello sviluppo della Sicilia, ma a detta anche finalmente del governo nazionale, uno degli asset più importanti in questa fase di grande difficoltà per reperire le risorse e l'energia dell'intero paese. E quindi è un'impostazione che noi riteniamo debba andare avanti. Sappiamo che il governo sta lavorando da questo punto di vista, con la nostra partecipazione, per garantire non solo la tenuta di quel sito industriale, ma ovviamente per quanto ci riguarda anche gli aspetti lavorativi. Dopodiché è necessario che uno stesso tema venga affrontato per gli altri insediamenti industriali della regione. C'è bisogno di una politica industriale in Sicilia, che in questi anni non c'è stata. Come si mette insieme una politica industriale, che è importante, che deve esserci, con quella che è la transizione verso qualcosa di più ecologico, di sostenibile, che poi è un altro dei punti, che affrontavamo poco fa? Guardi, è la stessa, identica dimensione. Le politiche industriali vanno messe in campo difendendo ciò che c'è e contemporaneamente riqualificando le strutture industriali. È previsto dal Piano Nazionale di Resilienza, è previsto nell'impegno che devono sostenere le imprese, anche quelle di livello nazionale, come si tratta in questo caso per quell'insediamento. Sono previste ad hoc le risorse per la riqualificazione e per il rilancio, è tutto contenuto all'interno di questo quadro. Ecco perché noi pensiamo che questo sia il momento di volare alto e di rilanciare rispetto alle questioni. È l'unica condizione. Lei dice volare, a me viene in mente un altro dei grandi temi di questi giorni, ovvero quello del caro voli. Abbiamo visto che tornare in Sicilia è praticamente impossibile per chi vive fuori. Per un siciliano uscire dalla Sicilia è diventato difficile o comunque molto costoso, eppure questo sistema del caro voli non si riesce a superarlo. Guardi, il caro voli penalizza altre 3 volte le difficoltà della Sicilia e del Sud. Il governo regionale sappiamo che è impegnato da questo punto di vista, noi pensiamo che sia anche questo uno dei temi centrali, che riguarda un tema fondamentale per la regione e all'interno degli investimenti, e cioè come si governano e si mettono in campo infrastrutture adeguate a sostenere il rilancio. Una delle infrastrutture importanti per questa regione sono non solo i voli, ma gli assetti portuali, aeroportuali, cioè tutto quello che ci collega al resto del paese. Ed è chiaro che questo è un altro dei temi fondamentali. I siciliani non possono pagare 3 volte le stesse condizioni. Pagano perché sono al sud, pagano perché hanno dei prezzi alti, pagano perché le grandi difficoltà economiche e sociali li costringono a spostarsi in un'altra parte del paese anche per curarsi, anche per sostenere, come dire, delle condizioni lavorative. E questo francamente non è più sostenibile. Come si può intervenire per evitare che si realizzino cartelli? Chiaramente le compagnie dicono che non è avvenuto, ma ci sono degli esposti all'antitrust. E come si può comunque calmierare questi prezzi? Si è tentato nella scorsa legislatura con una serie di provvedimenti che non hanno avuto, diciamolo, praticamente quasi nessun esito. Guardi, questi sono argomenti sui quali bisogna discutere con le compagnie e discutere con il governo nazionale, perché questo è uno dei temi che consente ovviamente anche a questa regione di attrarre investimenti e dall'altra parte di poter fruire delle stesse condizioni del resto del paese. Ecco perché anche su questo noi di recente abbiamo messo in campo alcune iniziative sulle infrastrutture, pensiamo che questo sia un altro dei temi importanti e sui quali abbiamo già richiesto, c'è stato, come dire, detto che si aprirà un confronto anche su questo.
tutti i temi infrastrutturali sono un asset portante per il rilancio della regione. Se non ci sono le infrastrutture, non si rilancia il turismo, non si rilancia l'agroalimentare, non si rilancia il lavoro, non si rilancia da nessun punto di vista. Il tema infrastrutturale è fondamentale. Quando si parla di infrastrutture viene sempre naturale parlare anche di ponte, ma la domanda è quasi scontata, sappiamo che la posizione della CISL è ponte sì, in buona sostanza. Sì, assolutamente sì, bisogna evitare però di mettere in campo, e non solo su questo tema, continue ed inutili battaglie ideologiche. Il ponte risponde a un'opera che non è soltanto siciliana, è europea, è il corridoio che collega il nord Europa con il sud dell'Europa, peraltro noi siamo in un'area su cui anche il governo nazionale in questi giorni ha riconosciuto l'importanza, cioè l'area del Mediterraneo, che diventa una delle condizioni di favore più importanti per poter sviluppare e crescere, quindi la portualità e così via di seguito. Il ponte per noi è importante, è un'opera da realizzare, però non si può ragionare prima il ponte, poi le infrastrutture, prima le infrastrutture, poi il ponte. Forse devo andare di pari passo. Bisogna camminare insieme. Il ponte ha un suo percorso, noi lo sosteniamo, le infrastrutture devono correre perché devono rispondere immediatamente ad una logica di collegamento che, se non cammina insieme, rischia di riproporre, come dire, strumentali posizioni del passato. Quando parliamo di spostamento, di mobilità, evidentemente, perché infrastrutture significa anche soprattutto questo, abbiamo anche un problema interno alla Sicilia, è un problema duplice. Da una parte abbiamo la vicenda AST, che in questi giorni ne abbiamo scritto e raccontato, con il rischio concreto che l'azienda pubblica che si occupa del trasporto su gomma possa chiudere i battenti, perché fondamentalmente... mi lasci completare il ragionamento. Da un'altra parte c'è quello che è comunque l'infrastruttura su cui su gomma bisogna spostarsi, le strade, che rischiano di essere un altro capitolo completamente dimenticato, sono gli aspetti. Allora, noi sulla vicenda AST abbiamo già richiesto un incontro ad hoc, credo che lo avremo a breve, perché è chiaro che bisogna ragionare come si tiene rispetto a quell'azienda, cosa si fa e cosa il governo regionale vuol fare. Noi anche siamo, c'è tutto il tema delle gare per l'assegnazione, esatto, delle tratte. Esatto, ed è il primo. Il secondo, questo significa garantire la mobilità all'interno della regione, che è un altro dei temi, che è un tema che non è soltanto un costo ricavo, ma ha una rispondenza anche sociale. E quindi è un secondo tema. Terzo tema, noi abbiamo bisogno di accelerare fortemente, si è fatto già un lavoro, ma bisogna accelerare fortemente sull'infrastruttura stradale e secondaria di questa regione. È inconcepibile che ancora oggi mi viene facilissimo parlare della Catania-Palermo, ma potrei aggiungere tante tratte in questa regione sulle quali, francamente, perdere ancora tempo non è possibile. Lì bisogna lavorare velocemente, bisogna sburocratizzare procedure e processi, bisogna arrivare fino in fondo, nei tempi previsti. E sui confronti che noi chiediamo, chiediamo di avere dei confronti da questo punto di vista per monitorare l'andamento, per qualificare e rendere percorribile il percorso degli investimenti e della spesa, per fare sì che ogni euro del Piano Nazionale di Resilienza, dei fondi comunitari indirizzato non solo su quelle infrastrutture, ma parliamo di questo, anche sul resto, arrivi fino alla fine. Ecco perché è necessario che tutti insieme assumiamo una posizione di grande responsabilità, ognuno per la propria parte. Noi abbiamo un compito di rappresentanza sociale, il governo ovviamente il compito istituzionale deve decidere e andare avanti sulle questioni da fare. Tutta questa idea di sviluppo e di pezze da mettere laddove ci sono le emergenze, ma di guardare anche avanti per poter pensare a uno sviluppo, prevede che comunque si vada tutti insieme, dal livello nazionale al livello regionale al livello locale. E questo però come si concilia con quello che sono gli allarmi che vengono dall'autonomia differenziata? Se è questo è veramente un allarme o se invece è un'opportunità? Ma guardi, noi sull'autonomia differenziata abbiamo già detto la nostra posizione, e cioè non abbiamo nessun pregiudizio, ne vogliamo discutere con elementi certi fra le mani, quindi significa con un decreto che lo identifichi e lo qualifichi, ma una cosa è certa, che dobbiamo capire ben bene quali sono le garanzie sui livelli essenziali delle prestazioni. Non si può pensare di dividere il Paese, è uno dei temi su cui ci richiama prima di tutto il Presidente della Repubblica. Dobbiamo capire bene come si ragiona sulla spesa storica, come si garantiscono, va bene, condizioni di equità e di equilibrio. Immagino questioni che riguardano l'intero Paese, immagino la scuola, immagino la pubblica amministrazione, immagino la sanità, che ha peraltro, voglio dire, ha dei suoi aspetti legati ovviamente alle competenze della regione, ma occorre anche lì, lo abbiamo già dichiarato,
un confronto di merito con tutti gli attori. Deve farsi un confronto in Parlamento, deve esserci un confronto con le forze sociali e con i partiti, e deve esserci un confronto, secondo noi, importante che garantisca equilibrio. Poi, quando si parla di efficienza e di funzionamento, noi siamo sempre disponibili. L'importante è garantire equità e condizioni non diverse in un paese che già ha delle condizioni diverse. Più volte durante questa nostra chiacchierata ha parlato di sanità. Sanità è uno dei grandi temi, anche perché il cittadino che ha un bisogno di sanità e una richiesta di sanità che non sempre viene, ottiene risposta per come dovrebbe essere. C'è una sanità che comunque è cresciuta, forse anche il periodo Covid, per assurdo, per alcuni aspetti, ha permesso di tornare ad avere alcune cose che erano un po' state dimenticate, abbandonate, lasciate, questa almeno è la mia riflessione, ma per un altro aspetto ha creato anche dei problemi ulteriori al sistema della sanità. Come tornare a una sanità pre-Covid per quanto riguarda quegli aspetti che non vanno bene, ma che possa guardare avanti, anche guardando al fatto che c'è una pressione forte in queste settimane da parte degli ambulatori privati convenzionati, c'è uno sciopero annunciato, una sospensione, dei problemi da affrontare importanti. Guardi, questo è un tema su cui ovviamente c'è un ragionamento da fare, sia sulla sanità più complessiva, cioè quella pubblica che riguarda tutti i cittadini, come per quella privata, ma c'è un ragionamento da fare più profondo, che è quella della sanità del territorio. Come rispetto al Covid ci ha insegnato questo, come si risponde ad una sanità che si è agganciata al bisogno immediato del cittadino sul territorio. Su questo continuo a richiamarmi sull'impostazione del Piano Nazionale di Resilienza, che ha messo in campo già forti investimenti, oltre a quelli che ha messo in campo il Governo Nazionale già da tempo, e qui noi dobbiamo ragionare insieme su cosa significa e come si collocano e a cosa rispondono gli ospedali di comunità, le case di comunità, quindi come stanno e si attrezzano per stare vicini ai cittadini, e oltre a questo bisogna capire che per stare vicini ai cittadini occorre una cosa fondamentale, che ci siano i medici e gli infermieri, che oggi mancano. Bisogna forse riaprire Riaprire delle condizioni di presenza e quindi di assunzione di quel personale che manca per svolgere quel servizio importante di tutela, assistenza e difesa del cittadino. Questo è un tema fondamentale. La carenza di personale non è soltanto un tema della sanità, è un tema anche della pubblica amministrazione, che ha bisogno di fare i concorsi oggi. Guardi, noi abbiamo siglato a livello nazionale un importante patto per il rilancio della pubblica amministrazione e della coesione sociale. Lo si sta praticando in tutto il paese, ci saranno degli incontri in questi giorni con i ministeri competenti a livello nazionale, occorre inserire le persone che servono. Per troppo tempo si è criminalizzato in modo, come dire, piuttosto non coerente, come dire, il pubblico dipendente. Certamente ci saranno state anche tante disfunzioni. Oggi un pubblico dipendente deve stare al servizio del cittadino e al servizio della coesione sul territorio. E per quanto ci riguarda, bisogna rimettere in moto e inserire tutte quelle professionalità che oggi servono per realizzare i progetti, soprattutto partendo dai comuni, dagli enti locali, per sostenere una condizione di rilancio. La pubblica amministrazione oggi diventa un volano fondamentale per il rilancio del paese e della nostra regione. Il tempo è praticamente finito, una battuta velocissima, perché una delle grandi polemiche di questi ultimi giorni è stata quella della scelta dei deputati regionali di aumentarsi lo stipendio con l'adeguamento Istat. È un brutto segnale o è una cosa naturale? Guardi, le rispondo in modo semplice, ed è questo. Al di là del tecnicismo previsto, cioè gli aumenti Istat che sono previsti, non mi inserisco in una diatriba politica che non ha senso. Noi siamo davanti a un momento molto difficile, molto complicato. Questo è un momento che richiede da una parte responsabilità, dall'altro, secondo noi, sobrietà. Probabilmente, tecnicamente, è un fatto, come dire, incontrovertibile, ma dal punto di vista dell'impegno che dobbiamo sostenere per le difficoltà che hanno tanti cittadini in quest'isola, è qualcosa che ovviamente stride. Aggiungo che contemporaneamente bisogna dare risposte all'aumento dei salari e al rinnovo dei contratti, altrimenti si rischia di innescare un percorso che oggi è già, come dire, accertato, cioè la bassissima affluenza alle urne, come stiamo verificando in tutte le elezioni, dove vanno a votare quasi
quasi il 40% dei cittadini è un forte scollamento fra il ruolo importantissimo delle istituzioni e della politica e i cittadini. Questo va recuperato subito. Perfetto, grazie a Sebastiano Cappuccio per questa chiacchierata, grazie a Giardini del Massimo che ci hanno ospitato per questa puntata di Talk Sicilia. Vi rinnovo l'appuntamento per la prossima edizione di Talk Sicilia. Arrivederci.